Si sa che un gioiello prezioso ha il suo fascino, ma anche il bijou non va sottovalutato, soprattutto se fatto in Italia. Maria Teresa Fabris. Let's go to the park. Il gioiello di bijou made in Italy si confermano prodotti di alto artigianato. Affascinano le creazioni realizzate da un team tutto al femminile che propone un percorso dove i cinque sensi sono esaltati. Riguardo il tatto, il collier realizzato in bronzo che si adagia sulle spalle come un tessuto, la rappresentazione dei ricettori tattili del nostro corpo. Esalta l'udito la collana di pietra ed ebano che produce suoni a seconda del movimento del corpo. Un gioiello che tiene compagnia. Sì, assolutamente sì, anche gli altri. Sempre legato all'udito, ecco le onde sonore che riproducono il Big Bang. Concettuali anche gli anelli. La designer Marina Valli ha creato un occhiale a cui si abbina un orecchino coordinato. Un accessorio che praticamente posso appoggiare sull'occhiale e quindi diventa un accessorio gioiello che abbellisce l'occhiale. Un anello rappresenta la complessità del sesto senso. Il reticolo sarebbe la mente e all'interno c'è questa pietra sospesa che rappresenta l'intuizione che si muove all'interno della mente. Giorgia Capolei firma un collier ed un bracciale in argento e plexiglass che attraverso i riflessi fanno intuire le fattezze del volto umano. Anelli che si legano tra loro sono l'immagine dell'intuizione. Questo è il sesto senso che ci indica le direzioni che noi possiamo prendere nella nostra vita, direzioni che si incontrano in questo punto o che scappano da quest'altra parte. Una complessa architettura di elementi lega tutti i sensi insieme, mentre una favolosa collana ripercorre l'evoluzione dell'uomo attraverso il tatto, a partire dalla nascita dell'embrione umano. L'innovazione si unisce ad antiche lavorazioni tradizionali, come quella del cameo. Pescate nel mare del Centro America, le conchiglie vengono poi intagliate a mano a Torre del Greco, secondo tecniche millenarie. Il filo conduttore nostro di quest'anno, che era i cammei e le perle nella storia, vengono reinterpretati, rivisti in una nuova luce, un nuovo design, un nuovo modo di indossarlo. Al Sabo di Roma anche il nuovo Home Decor. La casa quest'anno deve essere divertente e non convenzionale. La tendenza per la prossima stagione è il jungle mood. Per jungle mood intendiamo sovrapposizione di verdi un po' esotici all'interno della nostra abitazione. Per renderli casalinghi utilizziamo piatti semplicissimi che possano essere grigi o anche bianchi con dei sottopiatti verdi o anche delle belle foglie larghe acquistate semplicemente dal fioraio. Per una tavola festosa consiglierei il bianco, nero e oro con accessori che vanno dalle tazze ai centrotavola, alla posateria, sempre in bicolor, oro e nero. Un elemento che ritroveremo all'interno delle nostre abitazioni di gran tendenza per l'autunno-inverno 2018 è il pineapple. Anche questa volta un frutto esotico. Lo troviamo in oggetti da decoro, in portacandele e anche in centrotavola, che possono essere anche dei portacandele.